c'è una macchina messa male e stavo cercando. Ah, no, vabbè, io non ho macchina, quindi non riguarda me. La macchina ma non è mia. Comunque si confermano pienure di Gauro e rovine. Benissimo. Anche i personaggi penso che saranno quelli. Abbiamo Sberleffen. Chrome contro Marco, Chrome nero contro Marco bianco, mi sembra giusto. Oscurità contro luce. Epitomo del maschio contro l'epitomo del ambiguo. Comunque. Vediamo che Berlefo comincia a mettere subito le cose in chiaro. In un certo senso potremmo dire che è un semiticco questo, perché hanno molte mosse simili. Hanno molte mosse simili, ma perché giustamente Chrome è uscito fuori come un eco di Roy, che era un eco di Marco. Esatto. Con, con quella piccola differenza del P neutro e la P, però per il resto è molto simile. Anche, molto. Sì. Inoltre Chrome ha anche molta più forza nella spada. Counter ho sparato un po' pericoloso. Mentre Marth tende ad essere più bilanciato e a fare più danni con la tip. Con la punticina. Mentre invece abbiamo il nostro Chrome che non ha bisogno di spazio per fare quello che vuole. Chrome tende a colpire più di potenza. Esatto. Ahi, abbiamo il primo kill con un FT. Primo kill di Marth con un bel FT. Vediamo che Chrome di Pneuma prova. Il pericolo di Chrome è piazzare bene quest'etere, perché lo piazza male. Altra differenza, Max può recuperare molto bene off stage grazie al B neutro, mentre Chrome ha a disposizione solo la B. Oltre al fatto che comunque Chrome ha anche questo. Oh, la serie di. Ai. Erroraccio di Chrome. Mamma mia. Per cercare la posizione. Wolf dice: quanti gimp su Chrome vedremo secondo voi? Beh, ne abbiamo appena visto uno. Abbiamo il primo. Chrome ha tentato di andarci di potenza e fare l'off stage, ma è stato punito malamente. Male. La dodge off stage, perché ricordiamo, se dodge off stage in questo gioco sei vulnerabile e non puoi fare più niente per un po'. A meno che non vuoi quella gustosissima mezz'ora di lag. Esatto, ti godi quella lag. Chrome decide di farci il nostro primo kill della partita. Ma comunque lo svantaggio è notevole, ma non impossibile. È un vantaggio difficile da recuperare. Anche in virtù della percentuale. Chrome può. Però c'è il potere di Matt Mercer, dobbiamo tifare per Matt Mercer. Mezzogiorno di fuoco e cose varie. Ecco. Marth parte con un counter e deve completamente il recupero di Chrome, che decide di mettere. Non poteva recuperare, neanche provarlo. Però, questa cosa non ci avevo pensato. Tirare un counter sul recupero di Chrome lo uccide. Senza. Chrome è molto vulnerabile offstage. Se tu non fai la B precisissimo, sei vulnerabile. Diciamo che qui Pneuma, l'unica soluzione che ha Pneuma è cambiare PG. Perché ora come ora significa o completamente. Essendo un semiditto, diciamo che adesso sa come gioca. Quindi. Esatto, no. O se la gioca veramente fino alla fine, se pensa di poterci fare, o cambia PG. Berrefo penso che confermerà Marco. Ah, credo che stiamo per vedere Azzardone. Il primo Smashville quindi della giornata. Quindi avremo Smashville. O campagna città. Smashville. Non so parlare oggi. No, invece conferma Chrome. Decide che deve andare full Chrome. Ha deciso. Abbiamo deciso che dobbiamo avere un match Fire Emblem. I Fire Emblem Boys ormai sono Fire Emblem Boys. Fire Emblem Lords. Vediamo se a questo Chrome giro. Questa volta mette a segno il primo colpo, ma poi Marth decide che è finito. Deve mettere giù solo quello. Chrome prova con qualche combo di Fro, ma non riesce. Ecco, Berrefo prova a prendere l'arco. In realtà è buona la scelta di Smashville, perché grazie alla piattaforma è riuscito a recuperare. Potrebbe avere più possibilità di recuperare. Certo, questo significa che è comunque una cosa temporanea, cioè potrebbe non esserci la piattaforma e nel momento del bisogno è pof. Deve giocarsela sapendo, tenendo conto della piattaforma. Non è facile. Questa era effettivamente una situazione in cui Chrome non è adatto per queste matchup. No, in realtà ce la potrebbe giocare, è che Marth gli sta prendendo le misure. Sì. Era reversato e quindi la B proiettarsi in su. Non possiamo fare altro che battere le mani. Lo stage brillante l'ha fatto slittare via, era reversato e non è riuscito ad agganciarsi. Questo perché mancano i bordi magnetici. Counter e Chrome non e Chrome recupera. E sono due nel giro di un minuto. Anche meno, 30 secondi. E qua c'è il terzo. Berlefo ha scatenato. Berlefo ha deciso nel giro di un minuto 3 stock. Berlefo ha deciso nel giro di un minuto 3 stock. Berlefo ha appena vinto Berlefo 2-0. Berlefo decide che deve farsi beffe dell'avversario.
Agghiacciante quello che dicono. Agghiacciante. I miei pastelli non hanno funzionato. Non so chi deve...